Successo netto per il Paganella sul campo della Caurel. Dopo il vantaggio iniziale, i padroni di casa la possono pareggiare proprio dal dischetto, ma Goller lo para sulla sua destra. La capolista si rende pericolosa anche sui calci da fermo. Punizione dalla destra, dalla tre quarti, cross verso il centro dell'area, il portiere smanaccia. La tripletta di Marco Monzibello mette di fatto la partita sui binari del Paganella. La Caurel ci prova quindi con questi tiri velleitari nel secondo tempo. Gli ospiti governano la partita e hanno la possibilità di aumentare ancora il vantaggio. Serie di patti e ribatti, palla contesa e poi il tiro di prima intenzione parato centralmente. Per gli ospiti c'è spazio per la manita al minuto 72 su questo passaggio perfetto per Luca Pedrotti che batte il portiere in uscita. 5-0 provvisorio per il Paganella. Finisce quindi 1-5 il confronto tra Caurel e Paganella. Il risultato poteva ben essere diverso se Goller non avesse parato quel rigore di Rizzato. Ci ha pensato poi Marco Monzibello a mettere tutto in discesa in favore del Paganella.